tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Allora, oggi ho pensato di fare questo video che, insomma, quando faccio questi video è sempre bello impegnativo perché devo ripescare una quantità immensa di prodotti dai cassetti, però era un po' che vedevo questi video stranieri dedicati ai top 3 prodotti o per brand o per tipologia di prodotto e avevo in mente di farlo e quindi niente, dai, spero di essere riuscita a recuperare tutto, ad aver sistemato i prodotti per brand. Adesso vediamo strada facendo, però vorrei appunto parlarvi di quelli che sono i miei tre prodotti preferiti in questo caso per brand. Oggi parto con la versione un po' più costosa. Se vi dovesse piacere, farò anche la versione più economica, i brand un po' più economici, diciamo low cost e medium cost. Qui sono stata più sulla high cost e luxury. E poi non lo so se vi può piacere proprio anche l'idea dei top 3 invece per tipologia di prodotto. Vabbè, intanto oggi iniziamo così, vediamo un po' se vi interessa. Partiamo perché il video sarà lunghissimo ed è appunto abbastanza complicato con tutto il marasma di prodotti che ho qui. Allora, cercherò di seguire l'ordine alfabetico, se non salterò alcun brand, vediamo. Partiamo quindi di Anastasia Beverly Hills. I miei tre prodotti preferiti di Anastasia Beverly Hills, quali sono? Innanzitutto il mascara Lash Brag. Adesso è uscita anche con un nuovo mascara, quindi sarò curiosissima di provarlo. Per il momento sicuramente il Lash Brag è uno dei miei mascara preferiti di sempre. Io amo follemente questo mascara. Ha questo scovolino in setole, cicciottoso il giusto, non troppo, non troppo poco. È proprio la tipologia di scovolino che sulle mie ciglia il 90% delle volte funziona meglio e infatti questo mascara mi dà un effetto bellissimo da persona non portatrice di ciglia bellissime, lunghissime, fantastiche, favolose, al naturale. Questo devo dire che mi volumizza, me le allunga, me le fa belle nere, però allo stesso tempo con risultato ordinato, che mi piace quindi molto anche per tutti i giorni, pulito, non me le appiccica, non me le incolla. Penso che proverò il nuovo, altrimenti tornerò a lui sicuramente. Poi, ovviamente, palette occhi di Anastasia Beverly Hills. Soprattutto dalla nuova formulazione in poi, io sto apprezzando tantissimo la formula di ombretti di Anastasia Beverly Hills. Trovo che i matte siano più facili da lavorare, da sfumare rispetto a quelli di un tempo. Mi piacciono di più anche le formule degli shimmer, quindi io ho apprezzato di più Anastasia Beverly Hills come palette, anche se la fama, è stata sicuramente molto, forse quasi più grossa e sì, era molto più chiacchierato un tempo, anche se adesso sta recuperando un po'. Io invece me ne sono innamorata totalmente del brand e delle sue palette occhi dalla nuova formula in poi, da quando invece aveva perso un po' più hype. Quindi io mi sento di inserirvi la Primrose, sì, il mio primo proprio grande amore con Anastasia Beverly Hills. Anche se già ripeto, con l'Amrezy comunque stava iniziando. Io amo follemente questa palette, racchiude delle tonalità che mi piacciono tantissimo, è rosa, ma un rosa anche autunnale, con colori più chiari, più intensi, varie sfumature di rosa, un po' più caldi, un po' più freddi, dei burgundy, dei viola, è bellissima. Io la trovo eccezionale, veramente mi piace da impazzire, la formula degli opachi appunto è tanto migliorata e in più anche due cialde viso da non sottovalutare. Questo blush mi piace da impazzire, Grapefruit, che sembra chiarissimo. Invece sto attenta perché questa mi era arrivata un po' distrutta come cialda, bene o male adesso l'ho un po' infossata perché è anche quella che utilizzo di più, però non vorrei che si sgretolasse un po'. E la formula delle polveri di Anastasia Beverly Hills anche qui è ingiustamente non considerata secondo me, perché le polveri viso che ho provato sono fantastiche. Quindi questa palette mi piace un sacco. Poi a me in realtà l'idea anche della polvere viso e degli ombretti insieme, se fatti in questo modo, dove comunque sono separati, non sono tutti attaccati con le cialdine minuscole, mi piace. Quindi questa palette per me è stupenda, però anche la Nouveau è bellissima, però insomma lei è un posticino speciale. E il terzo prodotto è la palette Viso Italian Summer Face Palette. Come vi ho detto, per me sono ingiustamente boicottate queste polveri viso di Anastasia Beverly Hills perché io questa palette la trovo strepitosa, in particolare per queste due cialde, bronzer e blush, l'illuminante un po' meno. Bronzer bellissimo, sono polveri proprio altamente sfumabili, la pigmentazione c'è ma è molto gestibile. Questo è un bronzer un pochino più caldino,
Quindi va bene se amate le tonalità un po' calde di bronzer, ma bellissimo, veramente stupendo, setoso, morbido. E anche il blush. I blush sembrano non dire moltissimo visti così, invece stupendi. Anche questo è bellissimo, è un colore rosa, pesca, vivace, radioso, bellissimo. Con questa polvere veramente setosa, quest'estate l'ho utilizzata un sacco, io amo alla follia questa palette. Passiamo adesso a Benefit. Allora, per quanto riguarda Benefit, i prodotti che sicuramente più mi hanno colpito nel tempo del brand sono le polveri viso, quindi mi inserisco tutte polveri viso. La Hoola per me resta un must, è sempre una terra stupenda che tra l'altro io ho in questa palette viso, quindi a me la Hoola piace sempre, però come prodotto singolo io nella top 3 vi metterei la Hoola Glow perché se possibile mi piace anche un pochino di più da amante proprio dei bronzer un pochino caldi, anche se la Hoola comunque ha una bella tonalità. Questa è un pochino ancora più calda, ha quella satinatura, radiosità che rende questa polvere bellissima, quindi il colore biscottato con questa satinatura che dà un aspetto bello vivo e fresco al viso, va bene, la formula e la polvere secondo me è eccezionale. Tanto quanto l'altra, anche qui pigmentazione veramente gestibile, molto sfumabile, insomma, una polvere che a me piace da matti, devo dire che la versione glow a me ha conquistata letteralmente, veramente fantastica. Poi devo assolutamente menzionare nella top 3 tutta la nuova linea di blush di Benefit, adesso qui ho preso Crista, perché questa viene in Italia in questo colore fragola che ho utilizzato parecchio quest'estate, è un colore stupendo e devo dire che tutta la nuova linea di blush ha dei colori eccezionali anche sbocciati in negozio, per ora ne ho due, però insomma potrei anche aumentarli nel tempo da amante dei blush. Finalmente hanno fatto dei blush con un grado di pigmentazione giusta, perché nelle palette vecchie i blush vecchi erano caratterizzati da una pigmentazione un po' scarsina, bisogna dire, spesso veramente poco scriventi. Invece questi hanno giusto grado di pigmentazione, sottiene l'effetto più delicato, più intenso, una gamma di colori stupenda che secondo me può accontentare veramente i gusti più differenti, da chi ama i toni più delicati, un po' più intensi accesi, a chi ama i colori, insomma. Le diverse tonalità, questo ad esempio è un bellissimo color fragola, satinato anche questo, quindi dona un bell'aspetto radioso alla pelle, però è quella satinatura, luminosità molto discreta che non enfatizza la grana della pelle. Vedete che non è un colore così intenso come sembra in cialda, ma un rilascio di colore veramente discreto, delicato dall'inizio, poi si può costruire con questa formula morbida, setosa, super sfumabile, bellissimi. E poi per me un grande amore di Benefit è questa palette. Questa è la palette viso che io ho amato di più di Benefit, la Fire Queen. Infatti è l'unica che mi è rimasta perché a me piace da matti. C'è la Hoola che ho tenuto quindi solo in questa palette, che come vi dico a me piace sempre, è come la Chocolate Soleil di Too Faced. Sono quelle terre che non deludono mai. C'è un illuminante Blaze che è stupendo per chi ama gli illuminanti delicati, effetto specchiato come nel mio caso. Cookie per me è veramente improponibile. Poi, ah no, ho anche la palette di Natale dell'anno scorso, è vero, quindi ho ne ho tre di blush, perché anche lì c'è uno di questi blush, bellissimo anche lui, però ad esempio in quella palette c'è Cookie che per me è proprio una pugnalata, non ce la faccio. Starlet e Solstice sono due bellissimi blush, questi non esistono singoli, però ecco, bellissimi, questi sono bellissimi anche. Avrebbe potuto proporli anche singoli, stupendi. Anche qui la pigmentazione giusta, questo è leggermente un po' più satinato radioso, questo un pochino più opaco, ma proprio texture setose, morbide, sfumabili. Sono stupendi, tonalità rosate un po' più delicata, un pochino più intensa, ma sempre non eccessiva, bellissime, bellissime. Questa palette per me è meravigliosa, è la perfezione, è l'unica palette di Benefit che non ha per me una cialda sbagliata. Adesso sempre con la B, a Bite & Reach, è un brand strano perché come vi ho detto altre volte non è quel brand al cui pensiero io fremo, è proprio il brand della vita, il brand che mi fa impazzire, eppure è dei prodotti che per me sono la fine del mondo, tra i miei preferiti di sempre. Brightening CC Serum di Bite & Reach ovviamente non poteva non stare nella top 3, questo è il prodotto per eccellenza per chi vuole qualcosa di estremamente leggero che vada solamente a uniformare l'incarnato senza una vera coprenza, ha questa texture che è una sorta di siero veramente molto molto leggero che dona questo bel effetto radioso alla pelle, uniformandolo, ripeto, non è una vera coprenza, però va a proprio rendere la pelle più bella, più radiosa, più
uniforme, con un prodotto estremamente leggero perché ha una texture appunto a siero, ed è un qualcosa un po' di unico, anche se in un video vi ho citato un prodotto che non voglio proprio chiamare dupe, ma che secondo me può essere qualcosa di molto simile a questo di Catrice. Andate a vedervi il video se volete sapere qual è. Ecco, è l'unico prodotto che ad oggi, secondo me, è qualcosa di simile al Brightening CC Serum, perché mi avete spesso chiesto un prodotto simile a lui e non riuscivo a darvi una soluzione alternativa. Oggi ce l'ho e si trova anche su Amazon. Però vabbè, lui è unico, ovviamente. È leggermente diverso dal prodotto di Catrice, ha una sua unicità, però devo dire che poi, insomma, nel complesso quello di Catrice sembra molto simile, però è stupendo. Poi, By Terry, è anche qui la Hyaluronic Hydra Powder, questa resterà una delle mie cipre preferite di sempre e per sempre. È una cipria estremamente sottile, setosa, che aiuta a opacizzare un pochino, non è la più opacizzante che esista sulla faccia della terra, perché comunque ha una componente un po' più morbida, però comunque in pieno inverno è sufficiente per andare a opacizzare un pochino alcune zone, leviga anche abbastanza bene ed ha proprio questo trito estremamente sottile e setoso, quindi la rende una cipra mediamente adatta anche perché ha una pelle un pochino più secca, bellissima. E terzo prodotto è ovviamente la Brightening CC Palette, sempre Brightening ovviamente, questa palette per me resta una delle più belle di sempre, anche qui non c'è una cialda sbagliata. Quando in una palette viso non c'è neanche una cialda che non piaccia, che non rientri nei propri gusti, insomma, e se si trova perfetta in tutte le sue componenti, è veramente una palette eccellente, perché la difficoltà delle palette viso, che io amo molto, però che oggettivamente riconosco, è il fatto che spesso magari c'è una o due cialde che non incontrano i propri gusti, per tonalità, per finish, e quindi uno può dire, ha senso acquistare una palette viso se poi non mi interessano tutte le cialde? Se interessano tutte, risulta molto più conveniente che acquistare la cialda singola, e si ha tutto insieme, quindi anche molto comodo. E ha questo profumo che so che alcuni non piace, io trovo favoloso il profumo di questa palette, ha questi due blush stupendi, sono tutte polveri che hanno quella luminosità molto discreta, una satinatura bella, con questa texture proprio sottile, anche qui morbida, setosa, impalpabile, no, sono eccezionale, proprio vedete una satinatura che sembra proprio sempre quella luminosità della pelle molto discreta, un rosa un po' più chiaro, un rosa un po' più vivace, bellissimo. No, ma poi la setosità di queste polveri, il bronzer che è anche molto molto bello, una punta caldina, leggermente caldina ma non troppo, stupenda, e questa polvere che appunto ha questo colore giallino che a me piace molto utilizzare anche come cipria per il contorno occhi, bellissima, anche perché è leggermente satinata, quindi per il contorno occhi secondo me è stupenda, la potete utilizzare volendo anche come discretissimo illuminante, stupenda, la perfezione. Ve l'ho detto, By Terry è così per me, non mi fa palpitare il pensiero dei prodotti di By Terry, però ha delle chicche. In qui ho un grosso problema, perché arriviamo a un brand di cui non ho un'infinità di pezzi a parità di altri brand, non pochissimi, ma neanche un'infinità, però tutti quelli che ho per me sono strepitosi, unici, pazzeschi, quindi sceglierne solo 3 anche su 5 mi diventa difficile. Quindi parliamo di Chanel. Allora, sicuramente, facciamo così, per quanto riguarda la base, loro due per me sono stupendi. In realtà sapete che io amo molto anche il fondotinta Chanel Le Beige, che è stato il mio primo amore per quanto riguarda i prodotti per la base di Chanel, però ad oggi forse vi indicherei ancora di più loro due, perché amo le texture ultra sottili, estremamente leggere, è leggero anche quel fondotinta, è molto bello, però questi due prodotti restano secondo me ancora un po' più leggeri, perché non sono dei veri e propri fondotinta come il Chanel Le Beige, poi insomma se no ve li mettevo tutti, però anche il Chanel Le Beige fondotinta classico mi piace. Questo sapete, l'ho scoperto quest'estate, Léo de Teint, è un prodotto perfetto se amate questo genere di prodotti che non sono dei veri fondotinta ma che sono appunto dei perfezionatori di incarnato. Questa è una leggerissima coprenza in più rispetto al CC Serum di By Terry, perché ha queste perle che vanno a rottura e sono leggermente pigmentate, resta ovviamente molto leggero, però un finish un po' glow, un po' luminoso,
non eccessivo, però un po' radioso e luminoso, quindi anche se estremamente leggero, è un prodotto che io vedrò benissimo da utilizzare anche durante l'inverno, perché alla fine se non avete grosse esigenze di coprenza, questo vi uniforma leggermente, camuffa qualche discromia con questo bel finish glow, che ripeto a me piace molto nel periodo invernale, ed è stupendo, dà proprio questo aspetto di pelle fresca, naturale, radiosa, è bellissimo, quindi un po' un prodotto per tutto l'anno, anzi forse un po' più per quando non fa troppo caldo, soprattutto se non si ha una pelle secca perché è leggermente radioso. Invece il Chanel numero 1, il fondotinta, la camelia, questo che io non volevo assolutamente prendere perché costa 70 euro, uno sproposito, anche in sconto a 50 euro non me l'ero sentita, poi una ragazza me l'ha venduto a un prezzo veramente piccino perché l'aveva preso ma ha sbagliato colore, quindi me l'ha venduto nuovo e quindi ne ho approfittato al volo. È la tonalità BR12, per me invece è perfetta, questa mi piace da matti perché è leggerissimo, è sì un fondotinta, ma è un fondotinta che ricorda quasi un po' più una sorta di crema colorata molto molto leggera. Resta ancora più leggero del fondotinta appunto Chanel Le Beige. Io lo trovo proprio, poi messo con la sponge mi piace da matti, ancora più che col pennello, resta estremamente leggero e impercettibile sulla pelle. La coprenza non è elevatissima, però è un pochino di più di un prodotto di questo tipo e mi piace proprio l'effetto. Non so, è stile anche questo fondotinta che oggi, il siero colorato di L'Oreal, quei prodotti che comunque coprono un pochino, però sono molto molto leggeri sulla pelle. Il finish è naturale, non è opaco, non è luminoso, è naturale, quindi anche molto versatile come finish. Non pensavo, non è stato amore al primo colpo, invece poi me ne sono proprio innamorata perché lo trovo molto molto nelle mie corde, è un bellissimo, bellissimo fondotinta con questo pack stupendo, i pack di Chanel sono meravigliosi. Quindi qui consideratelo come un unico prodotto, insomma, prodotto per la base. Invece faccio poi un extra, che è il bronzer della linea Le Beige uscito in edizione limitata l'anno scorso, l'Oversize Healthy Glow Sun Kiss Powder nella tonalità medium, questo bronzer padellone che è stupendo. Vabbè, a parte che poi ovviamente resta anche un pezzo da collezione, non si trova più per cui ve lo cito molto velocemente, però immagino che anche quello in linea permanente possa avere una polvere strepitosa anche quello. Io so solo che questo è uno dei bronzer in assoluto più belli al mondo. Non ve ne parlo tantissimo perché è limited edition, però io lo trovo eccezionale, sia per formula, per texture, per tonalità. Invece gli altri due prodotti, a parte questa eccezione di Chanel nella mia top 3, sicuramente sono il blush, questo Rouge Profonde, che è un classicone, ma è un classicone per un motivo. È uno dei blush più belli in assoluto che ho in collezione, sia per tonalità, sempre per formula. Questo è un bellissimo colore, a me piace da matti perché non è proprio un rosso rosso. È tipo, sì, un rosso bruciato ed è saturato con una punta quasi, non so, anche di rosa, viola, non lo so, è bellissimo, è bellissimo. È proprio una punta di rosso che mi piace, anche qui molto gestibile, molto sfumabile, quindi non ottenete quell'effetto esagerato in un colore di questo tipo, non ha quel rosso che può spaventare, è veramente stupendo e ha questa leggera satinatura, non è proprio luminoso, ha una satinatura che dà quella sempre radiosità naturale alla pelle, vedete che però non è proprio luminoso, luminoso. Questo blush resterà uno dei più belli di sempre per sempre, e questo anche quando sarà vecchio, inutilizzabile, resterà sempre come anche lui per collezione. E infine il mio terzo prodotto Chanel è questo rossetto della nuova linea Rouge Allure Velvet nella tonalità 64 Eternel. Questo è uno dei miei rossetti preferiti ormai tra tutti quelli che ho in collezione. Anche qui, vabbè, ovviamente il pack è molto bello, elegante, molto Chanel. E questo per me è la perfezione sia come colore, ma anche poi come formula, mi piace da matti. Un colore, no, vabbè, è proprio quel rosa intenso, ha quell'intensità per non renderlo un nude magari un po' più smorto, è bello intenso, ma allo stesso tempo molto portabile. Non è magari quel colore un po' troppo vivo acceso che non tutti piace portare, quella via di mezzo perfetta, è una formula cremosa, confortevole sulle labbra, quindi ovviamente non ha la durata di un rossetto matte, ma che allo stesso tempo per essere cremoso dura molto bene.
È bello bello morbido in fase di stesura, però anche quando va via la patina un po' più superficiale, poi mi resta comunque il colore un po' sulle labbra, le lascio come un po' tinte. È una formula che mi piace da matti, è bellissimo, veramente per me è il colore più bello, uno dei colori più belli in Passiamo ad un assoluto. altro brand invece di cui ho veramente tanti, tanti pezzi in questo caso, tanti prodotti. È un brand che a me piace veramente tanto. Quindi oggettivamente a me piace questo brand. È un brand sempre molto discusso, c'è chi lo ama, chi invece trova che sia sopravvalutato. Devo dire che bene o male il 90% delle cose che ho provato a me sono piaciute. Quindi è un brand che ho nel cuore. E sto parlando di Charlotte Tilbury. Allora, qui scegliere è veramente difficile. È veramente difficile perché a me piacciono veramente tanti, tanti, tanti pezzi. Quindi considerate che vi faccio una top 3, però in realtà a me piacciono tantissime altre cose del brand. Sicuramente non posso non inserire il bronzer in polvere, l'Airbrush Bronzer, perché è uno dei miei bronzer in polvere anche qui preferiti in assoluto. Qui ho la tonalità 3 Tan, che è la mia preferita. Ecco, avrei voluto che la tonalità 2 di questo padellone bronzer di Charlotte Tilbury fosse come la medium del bronzer di Chanel. Quella per me è la tonalità perfetta, mentre quella di Charlotte Tilbury la trovo molto molto delicata, veramente da costruire un po', anche su una carnagione chiara, quindi quello va bene proprio in inverno e basta, mentre quello di Chanel è più trasversale. Però questa tonalità è stupenda, sembra tanto scura, ma in realtà è una polvere veramente poco pigmentata, quindi facilmente gestibile, è un colore caldo ma bello. Io amo questo bronzer sotto tutti i punti di vista, insieme a quello di Chanel, uno dei miei preferiti proprio da sempre per sempre. Sono delle formule eccezionali, da questo aspetto quasi anche un po' levigato alla pelle, proprio formule morbide, setose, super sfumabili, sono meravigliosi, eccelsi, qui proprio eccelsi, eccelsi. Li amo follemente. Ripeto, Sono 3, ma ne avrei messi almeno 10. Almeno 10, però va bene, se no veramente il video non ha più senso. Non posso non mettere questi ombretti mono che sono usciti l'anno scorso, gli Hypnotizing Pop Shot. Adesso ho già visto la collezione che uscirà per Natale come spoiler e già sono lanciatissima. Penso che quella potrebbe essere una delle collezioni natalizie che più toccherà il mio portafoglio, perché per ora è quella che mi ha esaltato di più in assoluto, vista come spoiler. Ho visto anche degli spoiler di ombretti di Paletocchi. Sperando che siano ancora in questa formula, per me questa è la formula migliore in assoluto che sia mai stata prodotta da Charlotte Tilbury. Quod non mi hanno mai esaltato, in generale il loro Paletocchi, a parte la Fair Rose, ma è limited edition, quindi neanche ve la mostro. In realtà anche questi forse non so se si trovano ancora, magari alcune tonalità sì, poi c'è la praticità dell'ombretto mono in questo pack che sì, è plasticoso ma è stupendo. Che si può dire, è stupendo, però molto natalizio, è bellissimo, un gioiellino tra le mani. Ha fatto dei colori stupendi con questa formula finalmente bella luminosa, però allo stesso tempo texture sottili che non incartapecoriscono la palpebra, belle luminose, insomma, come piacciono a me, esattamente così, questa tipologia di ombretti e poi ci sono proprio dei colori che sono stupendi, come questo bel verde che non uso proprio quotidianamente, però è meraviglioso. Per chi ama il blu c'era anche il blu che era molto bello. E poi ci sono tanti colori molto molto portabili. Qui ho Diamond Eyes, che è questo bel colore che uso anche da solo, tanti lo usano come topper, ma a me piace proprio anche da solo, rimane un colore champagne, luminoso. Poi c'è Pillow Talk, c'è Rose Gold, che sono quelli che utilizzo di più per la quotidianità. Una formula incredibile. Per terminare con Charlotte Tilbury non posso non citare i rossetti, perché comunque i suoi rossetti a me piacciono da impazzire, infatti ne ho diversi. E vi ho portato due dei miei preferiti, uno nella formula matte e uno nella formula cremosa, a me piacciono entrambe le formule. Dei matte forse il mio colore del cuore è First Dance, non so, sarà che questo rossetto mi ha sempre colpito a partire dal pack, con tutti questi brillantini, li vorrei tutti così, i rossetti di Charlotte. E dai, questo è il mio colore. Qui è un po' come quello di Chanel, è proprio il mio colore per eccellenza, quindi è probabilmente il mio preferito e il mio più sfruttabile per tutti i giorni. E invece nella formula più cremosa, il Love with Olivia. Questo è un nude, rosa pesca, per me di una bellezza infinita, infinita. È un colore che a me fa letteralmente impazzire. Poi i cremosi di Charlotte sono una formula stupenda, che si aggrappa bene alle labbra, bellissima. A me piacciono da matti, belli pigmentati. Questo colore è uno dei miei nude preferiti. Poi è perfetto, è calibrato bene, perché non è né troppo freddo né troppo caldo. Perché sapete che io tendenzialmente amo i colori più freddi, ma tendenzialmente, perché non tutti i colori
colori freddi mi piacciono quei freddi anche che si mischiano un po' con qualche tono caldo, soprattutto pescato, e questo lo trovo sublime, sublime. Leggermente ricorda un po' il colore del rossetto, del, sì, insomma, del gloss, di Hourglass che ho, però in una formula di rossetto un po' più pigmentata. Anzi, sapete che faccio? Lo applico un po' sopra. Guardate che bello. Sì. Avrei messo altri 20 prodotti, ma non posso. Passiamo a un altro brand che è Chiara Ferragni Makeup. E anche Chiara Ferragni per me è stata una grande sorpresa come brand, perché diversi prodotti a me sono piaciuti davvero, davvero tanto. Quindi l'ho voluto inserire in questa lista. Allora, uno dei miei prodotti in assoluto preferiti, che è stato uno dei primi amori, è stato sicuramente il blush, che io spero poi faccio uscire anche in altre tonalità, tonalità Blush Me Up. Questo è uno dei miei blush luminosi preferiti, perché ha quella luminosità che appunto non è eccessiva, non enfatizza troppo la grana della pelle, è un colore perfetto anche qui. È un colore abbastanza trasversale perché è un rosa pesca, non è troppo freddo, non è troppo caldo, si adatta bene con più incarnati, io lo trovo bellissimo, formule estremamente sottili, questi blush cotti, un po' pressati però allo stesso tempo è scrivente, non è quel pressato che fate fatica un po' a far scrivere e dovete utilizzare il pennello adatto, questo scrive con qualunque pennello, è bellissimo, lo amo follemente. Poi da quando è uscito mi sono innamorata anche del bronzer, che ha praticamente la stessa formula, stesso tipo di polvere del blush, anche qui c'è solo una tonalità, quindi al momento non sono sicuramente inclusivi, però è una formula meravigliosa. Questo è un colore che, se cercate un bronzer proprio neutro, non caldo, non proprio freddo, questo è perfetto, è bellissimo, ha anche qui un grado di pigmentazione, di setosità, di sfumabilità eccelsa. Questo è un bronzer che amerò tantissimo per la stagione anche più fredda, proprio perché non è troppo caldo, è proprio più neutro, bellissimo, bellissimo. E uno dei prodotti che più ho amato del brand di Chiara Ferragni sicuramente sono anche i rossetti. Allora, in realtà è uscita con diverse formule di prodotti labbra. Ora, io qui ho un rossetto in bullet, qui ho preso la tonalità 06, in generale vi approvo al 100% la formula dei rossetti cremosi di Chiara Ferragni, guardate quanto sono pigmentati e scriventi, si aggrappano alle labbra perfettamente, infatti per essere dei rossetti cremosi hanno un'ottima durata, ovviamente non come un rossetto matte, però hanno un'ottima durata per essere dei rossetti cremosi, ci sono dei bellissimi colori, questo è un rosa malva molto molto bello, però la formula proprio mi ha stupito e allo stesso tempo sono estremamente confortevoli sulle labbra. Vi ho mostrato i rossetti cremosi perché mi hanno colpita davvero tanto, però in generale per me tutta la categoria prodotti labbra di Chiara Ferragni è assolutamente promossa, dalle matite labbra che secondo me sono fantastiche, hanno una formula ottima, e anche mi piace tantissimo quella sorta di lacca per le labbra, un ibrido tra un rossetto liquido e un gloss, è anche un prodotto molto particolare ed è molto molto pratico, perché appunto avete la pigmentazione di un rossetto con la lucidità di un gloss insieme, resta confortevole sulle labbra, veramente un gran bel prodotto anche quello, ve l'avrei anche mostrato se l'avessi trovato, ero convinta di averlo preso ma non lo trovo, se per caso dopo lo trovo ve lo mostro, ma qui ho troppi prodotti. Poi passiamo ad un altro brand che non è sicuramente un brand da hype, super chiacchierato, è sempre un prodotto che tra l'altro ce l'ho anche qui, ma è Clarins, insomma, un brand classico che ha delle sue perle, anche qui non ho un milione di prodotti del brand, ma questi tre mi piacciono tantissimo. Quello ovviamente che ha avuto più hype è l'olio labbra, questi lip oil, lip comfort oil, che oggettivamente vi devo dire, ho iniziato a utilizzarlo, sono fantastici, sono degli oli labbra, potete trovare delle soluzioni economiche alternative, quelli di NYX, quello di Astra, quelli di Essence vanno anche bene, non è necessario prendere questo di Clarins, però se volete un olio labbra di una fascia di prezzo un po' più costosa, questi sono ottimi, veramente fantastici. Io ho la tonalità Pitaya 04 che ha un bellissimo colore, la cosa che già mi ha fatto subito innamorare di questi lip oil è che vanno a colorare un po' le labbra, quindi vi lasciano quel colorino, almeno le mie labbra sono rosa di loro, assumono quel rosa più intenso, un po' fragola, con questa tonalità che a me piace da matti. Adoro l'applicatore cicciottoso che potete trovare anche nei gloss di NYX, nei lip oil di NYX, che ovviamente costano meno. Poi non c'è tanto prodotto all'interno, finirà anche in fretta, però mi piace proprio tantissimo, proprio perché, ecco, adesso faccio un mix di cose,
A parte che ha un profumo delizioso, dolce, ma lo trovo delizioso. Mi piace dati questo applicatore cicciottoso. Adesso ne ho messo poco perché ho rossetto, però lascia le labbra veramente tanto tanto lucide, quasi effetto un po' glossato, ma con la texture di un lip oil, per nulla appiccicoso. È un lip oil denso, non è di quelli troppo liquidi che sembra quasi quasi, ricorda un pochino un gloss, però non è proprio un gloss. Sentite che è un lip oil, però ecco, ha quella consistenza un po' più densa, tipica di un quasi di un gloss. Lasciano le labbra morbidissime, appunto un po' colorate, bellissimi, bellissimo prodotto, veramente. Poi io mi sono innamorata del Milky Boost di Clarins, sempre scoperto anche lui quest'estate. È un bellissimo prodotto anche questo, mi piace tantissimo anche il pack, lo trovo molto carino. Penso di aver risolto il mistero dell'odore, che io trovo sgradevole. E molti di voi già mi hanno scritto nei commenti: ha un profumo di pesca fantastico, guarda che sarà andato male, però il mio prodotto comunque era intonso a livello di formula, non mi dà nessun tipo di problema sulla faccia, non mi crea sfoghi, niente di strano. Ora vi dico, se io lo annuso così, dalla sua boccettina, ha un profumo di pesca fantastico. Anch'io lo sento. Quando lo vado poi a prelevare per metterlo sul viso, assume un odore che io trovo tremendo. Ve l'ho detto, l'ho definito proprio quasi un odore di pattumiera. A me non piace per niente. Quindi non lo so. Io l'odore di pesca lo sento tantissimo così. Quando lo vado a mettere sul viso, ha un odore che non sopporto, non so perché, ma al di là di questo, tappandomi un attimo il naso perché poi è una cosa iniziale, poi non lo sento più. Il prodotto è stupendo, è una sorta di prodotto che è una di quelle creme bianche con dei pigmenti all'interno che vanno a rottura una volta che lo massaggiate sul viso, tipo Chanel, ma quello di Chanel è diverso perché è base acquosa. Mi piace tantissimo perché anche questo resta estremamente leggero, ha una leggera coprenza che però è perfetta insomma per un look quotidiano, per un make-up molto naturale, rende proprio questo prodotto veramente veramente bello per chi vuole qualcosa di estremamente leggero, che ha questa radiosità molto naturale, anche qui non è troppo lucido, anzi è anche meno luminoso di quello di Chanel, e questo per me è quasi un vantaggio perché appunto i prodotti troppo luminosi poi li devo andare a smorzare un pochino per mio gusto, quindi è stupendo, io lo trovo assolutamente perfetto, un bellissimo prodotto. Ormai questi sono un po' il genere di prodotti che mi conquistano ad amante delle basi molto molto leggeri, mentre che fondotinta devo insomma, trovare proprio quello che entra nei miei gusti. E poi di Clarins, secondo me sono bellissimi anche i blush. Io l'ho preso per caso, mai sentito parlare di questi blush, è fantastico. Io ho la tonalità in questo caso 004, che ha questo viola, è sì, una sorta di viola scuro, bellissimo, veramente stupendo. Cioè, un viola, è. Poi in realtà sì, sulle guance è proprio più un rosa intenso con una punta di viola, bellissimo. È una formula anche qui bella setosa, morbida, molto sfumabile e ha una pigmentazione anche questa assolutamente delicata. Vedete che non è troppo pigmentato e insomma per i trucchi da tutti i giorni oggettivamente non avere il blush troppo pigmentato è un bene perché non rischiamo di avere la chiazza poi da andare a sistemare, insomma poterlo gestire per un trucco veloce è sicuramente meglio, quindi bellissima formula, giustamente poco considerata. Siamo un altro dei brand del mio cuore nel luxury, nel mondo luxury, che è sicuramente Dior. Allora, per quanto riguarda Dior, ovviamente nella mia top 3 c'è la linea Dior Backstage, per quanto riguarda fondotinta correttore, non posso dire altrettanto dei blush, anche se l'ultimo Rosewood mi piace come tonalità, però non è la mia formula preferita di blush. Invece fondotinta correttore a me piacciono da matti, il fondotinta è una delle mie preferite dal finish demi matte, questo è perfetto se avete una pelle normale, mista, anche fino a grassa con un po' di cipria perché resta bello leggero, sottile, però appunto ha questo finish un po' demi matte che io apprezzo tantissimo nella bella stagione, lo adoro follemente, questo è una delle mie preferite, il correttore è altrettanto bello perché io lo trovo bello sottile, non è proprio un correttore idratante dal finish luminoso, no, anche lui è un finish normale, nel senso non è un correttore asciutto, però ripeto non è luminoso idratante, ha proprio quel finish naturale, ecco, che sul mio contorno occhi che non è particolarmente secco e segnato è stupendo, perché poi è una texture comunque leggera, sottile, che si fonde bene con la pelle, non mi segna, lo adoro, è anche infatti uno dei miei correttori più utilizzati, quindi questi due io li amo alla follia.
via. Poi sicuramente uno dei miei prodotti preferiti è il bronzer, anche qui io ho il pallino dei bronzer, Dior Forever Natural Bronze tonalità 05, anche questo è un plus ultra, è uno dei miei preferiti in assoluto, insieme lo metto a Chanel, a Charlotte Tilbury, è una tonalità meravigliosa, anche qui calda, bella, un po' biscottata, una formula estremamente morbida, setosa, super sfumabile. Ovviamente devono avere queste caratteristiche per essere dei prodotti in polvere plus ultra, e questo lo è, eccezionale, adoro il packaging, questo per me è proprio un gioiellino assoluto, anche la cipria di questa linea, la cipria è buona ma non è nulla che non si possa trovare a meno, il bronzer invece è un gioiello. E per concludere vi inserisco i nuovi rossetti della nuova linea che io non sto utilizzando da tanto, però oggettivamente nel loro genere secondo me sono dei top, dei prodotti top, i Rouge Dior Forever, vi ho già parlato nel video anche precedente sulle scoperte, sulle novità scoperte dell'ultimo periodo, questa è una formula che apprezzerete tantissimo in bullet se cercate un rossetto totalmente opaco che resta asciutto, no transfer, e che duri bene durante il corso della giornata, ovviamente non è il più confortevole, un pochino asciuga le labbra, seccherà un pochino, quindi dipende da cosa cercate, ma se si cerca un rossetto che duri, questa è una formula pazzesca, veramente veramente strepitosa. Quindi questo è il mio top 3 di Dior. Passando invece a Fenty, allora anche Fenty a me piace come brand, ha diverse cosine che mi piacciono, quindi non è stato facilissimo, direi che sicuramente inserisco nei miei top il fondotinta Is Drop, questo mi piace moltissimo, è descritto come una skin tint, insomma un fondotinta molto leggero, anche questo da un finish satinato, non è né luminoso né totalmente opaco, mi piace perché sempre resta un prodotto leggero con quella copertura giusta, non elevata, ma sufficiente nel mio caso, mi piace molto perché appunto resta molto molto leggero, forse è un fondotinta più da pelle normale mista, non da pelle troppo secca né da pelle troppo grassa, ma io lo amo alla follia. Poi qui fatemeli mettere insieme perché non saprei scegliere, mi piace da pazzi il fondotinta in polvere, il Pro Filter Soft Matte Powder Foundation, io ho la tonalità 160 della Is Drop Pola 2, questo per me è il fondotinta della vita se avete una pelle in polvere, una pelle più secca, questo è perfetto in inverno. Questo è il fondotinta più sottile, morbido e idratante in polvere che abbia mai provato nella mia vita, quindi merita di essere qui un posto di eccellenza perché è veramente il più indicato in assoluto che esista secondo me, almeno tra quello che ho provato io, per una pelle anche un po' più secca o comunque in inverno, quando tendenzialmente si ha la pelle un po' più secca. Si può utilizzare come cipria per i ritocchi con la pelle un po' più secca o proprio come fondotinta. Stupendo, se si ha una pelle misto grassa, ad esempio per me in inverno, in estate non è sufficiente perché non opacizza abbastanza, però per pelle secche è fantastico. E io mi sono innamorata anche della cipria Invisimatte tonalità Universal con la sua spugnettina all'interno in dotazione, secondo me è un prodotto per i ritocchi eccezionale. Mi piace molto il pack, non comodissimo in borsetta, però è molto bello. Mi piace da matti per i ritocchi, perché ha una cipria ultra opacizzante, levigante, sottile che non ingessa, però da ritocchi perché non mi dura tantissimo, ho notato soprattutto col caldo dell'estate che già dopo mezz'oretta ero parecchio lucida, quindi questa per me è proprio una cipria da ritocco, da tenere in borsetta per ritoccarsi nei punti dove magari ci si vede un pochino più lucide, però non dura tantissimo l'effetto, ecco, l'unica cosa. Però penso sia concepita un po' proprio anche così, più per i ritocchi, una blotting powder, quella spugnettina, però valida, nel suo molto valida. E poi ovviamente potevo io non mettervi i gloss di Fenty, i miei gloss della vita. Loro sono stati i primi, io li adoro, sia versione classica, qui ad esempio Fassi, sia la versione cream che anche mi piace tantissimo, sono i gloss che io ho amato per primi perché hanno questo applicatore cicciottoso, una profumazione fantastica, non sono appiccicosi, un bel effetto specchiato, lucido e durano molto molto bene, è la caratteristica secondo me che li caratterizza di più da altri gloss. Ad oggi, anche se sapete che ho trovato qualche anche soluzione economica che mi piace altrettanto,
Però loro restano insomma sempre i primi, poi hanno fatto anche la versione crema, quindi insomma io li adorerò sempre per sempre. Passando invece un attimo a Gucci, di Gucci anche qui non ho 6 milioni di prodotti, ne ho proprio 3 e quei 3 però sono spettacolari. Sapete che io amo follemente i blush che sono usciti l'anno scorso, adesso qui ho preso la tonalità più autunnale che ho, che è la 06, mi piace da matti anche la 03 per la primavera estate e ne vorrà prendere una delle nuove tonalità, ancora non l'ho presa. Questi sono dei blush spettacolari, dal pack che è un gioiello, quelli di lusso che insomma appaga, è una formula incredibile da provare, a parte estremamente sfumabile, la pigmentazione anche qui molto molto gestibile, delicata, non ottenete un colore troppo carico da subito, sono come dei blush opachi ma che hanno una radiosità all'interno, molto strana da descrivere come cosa. Bellissimi, una delle formule migliori da sempre per sempre di blush. Poi un altro dei miei prodotti preferiti in assoluto di Gucci è il bronzer. Per me il bronzer è un altro di quei prodotti del brand da avere, a parte che sono veramente dei gioielli. Io ho la tonalità 03 che è stupenda, stupenda, è un colore anche qui che mi scalda in maniera bella, naturale, biscottata, è una formula sempre di polveri eccezionale che si va ad aggiungere agli altri 3 che vi ho già menzionato prima, insomma, è stupendo. Questo è un radioso, è un bronzer radioso, è un po' come la Hoola Glow, ecco, come finish, anche forse un po' come tono, scalda un po', ecco, è abbastanza simile alla Hoola Glow, voi vedete dei micro brillantini in cialda, però poi non avete i glitterini in faccia, servono per dare quella, secondo me, proprio radiosità una volta che l'ho andata a sfumare sul viso, ma non notate glitter o brillantini in viso. Esattamente come la Hoola Glow, è molto simile come, sì, come effetto, stupendo. E devo dire che anche la cipria è un gioiellino. Questa è una cipria, ecco, che consiglierei anche qui perché ha una pelle un po' più secca. Questa è una delle migliori cipre per la pelle un po' più secca, non è estremamente opacizzante. Io ho la 00, però mi piace perché non è quel bianco gesso, anzi quasi aggiunge un tocco di coprenza se vogliamo. Bellissima, è una cipria setosa, morbida, che appunto va bene anche perché ha la pelle un po' più secca, perché resta appunto un po' più morbida. Fantastica, stupenda. Anche questa ha dei leggeri riflessi brillantinati, ma poi non ha una cipria che lascia glitter sul viso, anzi va a, ovviamente ha una cipria, però lascia anche una certa radiosità sulla pelle. Per pelle secca questa è stupenda, infatti io la utilizzo in inverno. Quello è il prodotto di Chiara Ferragni che vi dicevo, questo è Hey Sweetie, stupendo. Perfetto prodotto da tutti i giorni, meraviglioso, comodissimo, particolare anche come tipologia di prodotto, bella bella idea. Riguarda Huda Beauty, allora ovviamente le palette, come non citare le palette di Huda, e le mie preferite sono, io vi inserirei la Mercury Retrograde, sicuramente la mia preferita in assoluto, ve l'ho detto mille volte, perché ha questo mix di toni più neutri, neutri rosati, più portabili, con qualche pop di colore, questa formula eccezionale, dai matte agli shimmer, io la amo. Questa palette mi dà gioia solo ad aprirla, è stupenda. E poi vi direi o la Nude Light delle piccoline, altrimenti comunque la Rose Quartz per me è stupenda, soprattutto per questa parte qua. Ecco, io avrei voluto una palette 6 colori così, per me questa è la perfezione, 9 colori, sarebbe una delle palette 9 colori, io la concepisco così, questa per me è una delle palette 9 colori più belle di sempre. Questa parte qui meravigliosa con degli shimmer da svenire, perché questi sono luminosissimi, colori tutti, che mi piacciono tutti, qua mi piacciono tutti, ecco l'unico colore che vado a ripescare ogni tanto in più è questo, sì, è questo, perché il resto poi no, ma anche Gratitude qualche volta, ma poco, diciamo che magari avrei sostituito Empower, che per me è un pochino troppo scuro come tonalità, con un opaco, con un altro shimmer chiaro, ecco, per il resto è perfetta, dei toni meravigliosi, qualità eccellente, l'adoro, veramente stupendissima. Ovviamente una delle mie cipre preferite di sempre, quella di Huda, tonalità Pound Cake, questa è la cipria in polvere libera, più opacizzante, levigante, forse che esista sulla faccia della terra, anche se a me adesso piacciono anche altre, la sapete, mi ha sconvolto quella di Kylie, anche la Rodial, però lei resta un must have, no, comunque lei è stupenda, non le si può dire niente, questa cipria non mancherà mai nei miei cassetti, ho già comprato la versione rosa, ma la devo ancora provare, adesso esce anche quella compatta, mi avete chiesto di provarla, lo farò, mi immolerò per voi, per questa causa, no, io ho un flip proprio totale per le ciprie, quindi la proverò sicuramente, poi compatte sono anche più pratiche, questa per me è un holy grail delle ciprie. Invece per quanto
quanto riguarda le polveri viso, che sono un po' una mia passione, ma in realtà proprio di Huda Beauty non ce ne sono. Glowish, però nella linea Glowish ha fatto questi prodotti che a me piacciono molto. So che ad alcuni piacciono tanto come a me, ad alcuni un po' meno. Io li trovo stupendi. Ovviamente sono una linea in realtà pensata per un trucco un po' più naturale, quindi a me piace proprio per questo, che non sono polveri eccessivamente difficili anche qua da applicare perché non sono ultra pigmentate da subito, però a me scrive. Non so, qualcuno di voi mi ha detto che non gli scrive, magari era fallato. È una formula, anzi, questa del bronzer, Soft Radiance Bronzer, tonalità 03, bellissima perché è una polvere prestatissima che sembra quasi un prodotto in crema. Non spolvera minimamente, quindi non avete nessuna polverosità, è proprio una polvere come applicare un prodotto in crema, quindi veramente delicata, naturale, con questa radiosità molto molto naturale, che regala pigmentazione perfetta, delicata, un po' più intensa se si vuole, stupendo. Questo bronzer a me piace da impazzire, il pack è un po' plasticoso. Altrettanto mi piace il blush che ho nella tonalità 04, perché è la stessa cosa, ha sempre questa texture, che sembra proprio un cream to powder. Guardate che bello, ma scrivono assolutamente, questo è un bellissimo colore, proprio ciliegia, un rosa intenso ciliegia, e anche qui non sono per niente polverosi, super sfumabili, mi piacciono da matti, io le consiglierei proprio anche a una pelle più secca, più matura, chi vuole un prodotto assolutamente non polveroso, facilmente costruibile nella pigmentazione, gestibile, naturale, proprio da look da tutti i giorni, sono stupendi. Mi fermo qua anche perché devo scappare, il video sarà già lungo così, niente dai, fatemi sapere se questa tipologia di video vi interessa, comunque vi piace, poi ci sarà allora la seconda parte con i restanti brand mancanti. Vi mando un bacione grandissimo, se volete alla prossima, ciao!